Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video assaggio. Oggi voglio assaggiare due prodotti nuovi che ormai non sono più così tanto nuovi perché sono 2 mesi che devo assaggiare e chissà fra quanto usciranno, tra l'altro. Prodotti merende per la scuola, oserei definire questo video, che sono due prodotti Oro Choc. Sono questi Oro Choc Soft, che sono tipo delle briochine, dei plum cake. E poi questi Oro Choc Pocket, che invece sono dei biscottini. Allora, questi qua contiene 4 sacchettini. E andiamo subito a disfattarli. Oh, carini che hanno anche disegnato il pacchettino, così almeno se non tiene la confezione sai cosa c'è dentro. Mini biscotti con ripieno di crema al cacao magro. Ingredienti: farina di frumento 45%, olio di palma, cacao magro in polvere 4,5%, sia del latte in polvere, sciroppo di glucosa fruttosa, amido di frumento, sale, agenti lievitanti, carbonato di sodio, carbonato di ammonia, aromi emulsionanti, lecitine di soia. Monoporzione. Ok, 40 grammi sono. Secondo me queste sono quelle cose da portarsi al lavoro, da dare ai bambini che vanno a scuola come merenda. Allora, sono un po' tristini, cioè sembravano una roba, ma sono un po'. Sono tutti un po' sbilenchi, qualcuno un po' rotto, sono un po' chiaro. Forse anche la luce è un po' sparata, scusate. Cerco di abbassarla un po'. Ok, sono bianchicci, cioè qui sembravano più doratini, invece qui sembra un po' bianchicci, vabbè. Secondo me altri 2 minutini in forno potevano stare. Sono carini perché c'è la P di Pocket, credo. Suppongo. Non sono male. Un po' asciutti. Me con un succo. Stavo guardando se, come consigliavano di abbinarli, di solito li consigliano invece una no, cioè portali con te, condividili con i tuoi amici, vabbè, vedi. Cioè sono quelle cose buttate fuori proprio per la scuola. Agricoltura, qualità, ambiente, biodiversità, tutto molto bello, ma non c'è scritto con che cosa abbinarli. Io direi un succo perché sono un po' asciutti. Però, ripeto, anche da portarsi al lavoro per chi fa la pausa, secondo me vanno bene. Vediamo questi Oro Choc Soft, ricco di pepite di cioccolato croccanti senza coloranti né conservanti. Anche qui c'è tutta la spiegazione dell'impegno. Da oltre 10 anni il nostro impegno per l'agricoltura sostenibile, l'agricoltura qualità e tutto il resto, tutta la spiegazione. Prodotto. No, patto del grano buono Harmony, che non so cosa sia, ma sembra una cosa buona. Anche qui apriamo. Questo ne contiene 5 merendine. Adesso non me le ricordo. Qua non ci sono scritti gli ingredienti, c'è scritto solo sulla confezione. La confezione ci dice che. Ah, era qui. Farozzo al forno con pepite di cioccolato, farina di frumento 23,6%, pepite di cioccolato 18,6%, pasta di cacao, emulsionante, acetina di soia, olio di palma, uova, zucchero, sciroppo di glucosa e fruttosa, stabilizzante glicerolo, agenti lievitanti, difosfati, carbonati di sodio, sale, addensante, gomma di xantan, emulsionanti, aromi, latte scremato in polvere. Va bene, vediamo un po' com'è. Sei arrivato, amore! Ah! C'è qui piccolo Ghibli. Sì, è. Siccome nessuno voleva fare video assaggi con me oggi, ho deciso di farlo con il gatto. Allora, le pepite di cioccolato ci sono. La forma del plum cake più o meno c'è. Dici? Buono, anche questo è un po' asciutto. Non so se sono io.
a questo punto che siete evidentemente. Sembrano un po' asciutti, li vedrei bene tutti e due con un buon succo per la colazione, cioè per la merenda, l'intervallo e la pausa. Oppure a casa con un tè. Però non sono male e mi piace che abbiano provato a buttare fuori, cioè non che se ne sentisse il bisogno di un'ennesima briochina con le pepite di cioccolato, però mi piace che loro ciò che stia sperimentando e stia, come si dice, variando dai classici biscotti con sopra il cioccolato, è passata a fare la briochina con il cioccolato e poi questi qua già un po' più vicini ai suoi prodotti, ovvero i biscottini col cioccolato, anche se, la crema di cioccolato, anche se devo dire 100.000 volte meglio gli Oro Choc classici, cioè quelli proprio le tavolettine. Quelle buone, 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 queste un po' asciutto il bisciò, un po' poco cotto, un po' asciutto, non lo so, non mi convincono tantissimo questi. Però, peccato perché l'idea mi piaceva molto. E niente, fatemi sapere se voi li avete assaggiati, se li avete provati, se li avete provati, cosa ne pensate, se avete dei figli, se li rimpinzate con queste cose per andare a scuola oppure preparate voi qualcosa. E niente, come sempre, grazie per aver visto il video. Aspetto le vostre opinioni giù nei commenti. Bacio, alla prossima, ciao!